E passo ora la parola alla dottoressa Annalisa Lorenzetto Peserico. Evitiamo che ci parlerà, ci commenterà la sentenza numero 11.638 del 26 maggio 2014 in tema di continuità delle trascrizioni, morte dell'esecutato e mancata trascrizione della successione. L'occasione di questo approfondimento è data appunto da questa sentenza del maggio 2014. Questa sentenza non prende in considerazione il caso della morte dell'esecutato, quindi del pignoramento avverso un debitore, la morte del debitore e il problema della eventuale continuità delle trascrizioni. Perché questo problema, con la sequenza che abbiamo detto, il pignoramento colpisce un bene del debitore, in corso di processo esecutivo muore il debitore esecutato. Il processo esecutivo ormai si ritiene costantemente debba continuare e continuerà perché il legislatore del 42 ha previsto questa soluzione, non chiusura del processo, ma continuazione del processo quando durante ogni processo pendente dovesse verificarsi una successione relativamente alle posizioni su cui verte il processo. Il 110 e il 111 sono disposizioni contenute nel primo libro del codice di procedura civile e quindi fanno riferimento a ogni tipo di processo. Sotto questo profilo si ritiene che, indipendentemente dalla circostanza che certi riferimenti al processo di cognizione rimangano nella formulazione delle disposizioni, siano disposizioni che comunque abbiano espresso la volontà di non vedere il troncamento dei processi pendenti semplicemente a causa di una successione sul piano sostanziale. Dunque, se il processo esecutivo inizia con un pignoramento immobiliare, quindi viene trascritto il pignoramento e in corso di processo esecutivo il soggetto esecutato dovesse morire, il processo dovrebbe continuare e dovrebbe continuare, si ritiene, essendo per così dire insensibile alla vicenda successoria sul piano sostanziale, quindi anche alla circostanza che al decuius esecutato sia subentrato sul piano sostanziale l'erede, quindi che non ci si trovi soltanto di fronte a una posizione di chiamato all'eredità, ma ci sia un vero e proprio erede da accettazione tacita o espressa. Questo sta a significare che quando sia arrivati a concludere che il processo continua, il processo esecutivo, dopo la morte dell'esecutato, si deve in qualche modo prendere posizione sulla problematica e sul piano processuale e sul piano sostanziale, perché sul piano processuale è pressoché certo che ciascuno possa svolgere l'attività qualificandosi chiamato o erede e quindi compiere quelle attività nel processo esecutivo che avrebbe potuto compiere l'esecutato se non fosse morto. Ma il problema della continuità delle trascrizioni consiste nella valutazione se il decreto di trasferimento a cui questo processo continuando potrebbe portare debba essere e possa essere pronunciato
nei confronti dell'esecutato, anche se è evidentemente morto. E la giurisprudenza ormai, e ha ragione, arriva ad ammettere costantemente che il decreto di trasferimento in questo caso venga pronunciato nei confronti dell'originario esecutato, quindi la continuità delle trascrizioni è assicurata, perché ovviamente qualunque vicenda ci possa essere stata dopo il pignoramento, la trascrizione del pignoramento, è irrilevante per quel processo esecutivo. Quindi si legge in qualche modo il 2913 che neutralizza gli atti di disposizione compiuti dall'esecutato dopo l'inizio del processo in senso più ampio, e quindi ritenendo che tutte le vicende che comporterebbero un mutamento della situazione esistente al momento del pignoramento siano da considerare inefficaci e inopponibili per il creditore procedente, e poi per il richiamo fatto dalla legge anche a chi si renda acquirente di quel bene. Quindi il problema della continuità delle trascrizioni in realtà non si pone quando la sequenza è questa: inizio del processo esecutivo, morte dell'esecutato e successiva pronuncia del decreto di trasferimento, perché dovendo essere il decreto di trasferimento pronunciato a carico del decuius, verrà anche trascritto a carico del decuius, e le vicende di carattere sostanziale sulla successione relativamente a quel bene sono totalmente irrilevanti, quindi ci potrà essere un'accettazione di quell'eredità da parte di un chiamato, potrà essere trascritta, ma tutto questo è neutralizzato dal precedente pignoramento trascritto, cui si ricollega la trascrizione del decreto di trasferimento. La sentenza che in qualche modo viceversa dobbiamo prendere in considerazione considera un'ipotesi totalmente diversa, perché considera un processo esecutivo, siamo sempre nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, quindi trascrizione del pignoramento, viene pignorato un bene in capo a un determinato soggetto. Questo soggetto, quando il giudice dell'esecuzione andrà a valutare le risultanze delle certificazioni o della relazione notarile da cui risulta la situazione della titolarità di quel bene, il giudice dell'esecuzione constaterà che non risulta il bene in titolarità dell'esecutato, perché risulta ancora in titolarità di un soggetto che è morto prima del pignoramento e quindi dell'inizio del processo esecutivo, ma il creditore ha ritenuto di procedere al pignoramento perché ha ritenuto che il debitore sia l'erede del soggetto che risulta titolare del bene. In altre parole, qui sì si pone un problema di continuità delle trascrizioni, perché la catena delle trascrizioni, quando viene esaminata dal giudice dell'esecuzione, porta a un soggetto diverso rispetto a chi appare esecutato in quel processo e titolare nella prospettazione del creditore procedente di quel bene. A questo punto i problemi sono questi: poiché ciò che avrebbe trasformato il chiamato in vero e proprio erede sarebbe un atto di accettazione espressa o tacita di eredità, per avere la chiusura della catena delle trascrizioni sarebbe stato necessario la trascrizione di questo atto, o quantomeno, trattandosi di un'accettazione tacita di eredità,
dice il 2648, almeno una sentenza da cui risulti questo atto di accettazione tacita. Nel nostro caso, quello preso in esame dalla sentenza, manca la trascrizione tacita o espressa dell'eredità. La Cassazione prende implicitamente posizione sul problema che l'accettazione di eredità tacita o espressa sia necessario trascriverla, quindi applica la disciplina degli atti che vanno trascritti. Però è liberale, per così dire, in prima battuta nei confronti del creditore, perché consente al giudice dell'esecuzione, che si trovi nella situazione che abbiamo visto, di non prendere in considerazione solo il momento in cui è iniziato il processo esecutivo, quindi il momento della trascrizione del pignoramento. Perché se così fosse, automaticamente il giudice si dovrebbe trovare a considerare che quel processo esecutivo non è iniziato nei confronti di chi appare dalla documentazione ipocatastale titolare del bene. La Corte consente al giudice dell'esecuzione di dare tempo al creditore di sanare la situazione preesistente, cioè considera applicabile a questo caso il secondo comma del 2650 e quindi ritiene che se il creditore potesse arrivare a trascrivere quell'atto mancante e chiudere così la catena delle trascrizioni, arriverebbe a rendere, per così dire, perfettamente proseguibile quel processo. L'altro punto che la Cassazione in qualche modo risolve a favore del creditore è di non considerare la produzione della documentazione che però ha evidenziato questa soluzione di continuità nelle trascrizioni come momento di applicazione della stessa disciplina della mancanza di produzione di queste documentazioni, cioè implicitamente esclude che si possa considerare la mancanza di continuità delle trascrizioni come l'equivalente ai fini dell'applicazione della relativa disciplina del caso previsto espressamente dal legislatore, secondo cui se non viene dal creditore procedente prodotta la documentazione ipocatastale, la sanzione a carico del creditore è l'inefficacia del pignoramento e, qualora il bene pignorato sia l'unico, l'estinzione dell'intero processo esecutivo. Quindi, in definitiva, è favorevole al creditore questa sentenza, sia perché non applica questa sanzione automatica dell'estinzione, perché considera giustamente diversa l'ipotesi di mancata produzione e di risultanze rispetto all'avvenuta produzione, sia perché considera sanabile, per così dire, la situazione quale esisteva al momento dell'inizio del processo esecutivo della trascrizione del pignoramento. Però si sottolinea che per arrivare a utilizzare questo termine dato dal giudice dell'esecuzione al creditore, il creditore potrà trarne vantaggio in concreto se recupererà atti suscettibili di essere trascritti, quindi l'accettazione dell'eredità potrà risultare da un atto pubblico, una scrittura privata autenticata come accettazione espressa, potrà risultare anche
dall'accertamento giudiziale dell'atto che ha portato a un'accettazione tacita dell'eredità. Quindi, se il creditore riesce a recuperare uno di questi atti e trascrive, il processo esecutivo andrà avanti. Ma se questo non è possibile, e qui comincia il veleno, la Corte di Cassazione ritiene di applicare quell'istituto in qualche modo parallelo all'estinzione del processo, quando, come ormai si fa abitualmente, e anche il legislatore che ha preso posizione al riguardo, si ritengano le cause di estinzione tassative. Se le cause di estinzione sono tassative, ma il processo non può andare avanti, non si pronuncerà il provvedimento di estinzione, ma si pronuncerà un provvedimento di improcedibilità, improseguibilità del processo esecutivo, che almeno ai fini della chiusura della procedura è sovrapponibile al provvedimento di estinzione. D'altronde è la norma che ha richiamato stamattina Enrico Astuni, quella secondo cui quando dopo l'aggiudicazione anche provvisoria si dovesse arrivare alla estinzione, ma anche al verificarsi di altre situazioni di improseguibilità, il decreto di trasferimento a favore dell'aggiudicatario anche provvisorio andrà pronunciato. Quindi è il legislatore stesso ormai che, accanto all'estinzione vera e propria, prende in considerazione queste altre situazioni di improseguibilità, improcedibilità del processo esecutivo. A questo punto, come anche parte della dottrina che è arrivata a queste stesse conclusioni, la Corte si sente in obbligo, visto che elimina la tutela esecutiva in capo a questo creditore, chiudendogli il processo con un provvedimento di improseguibilità, di suggerire che comunque una qualche tutela questo soggetto ce l'ha comunque, e quindi suggerisce, annullando il fattore tempo, al creditore la via che gli sarebbe comunque consentita per arrivare ad ovviare questo inconveniente. E la via suggerita è che si instauri un processo di cognizione e in quel processo di cognizione si arrivi ad ottenere l'accertamento della titolarità in capo al già esecutato, stante l'avvenuta accettazione di eredità e quindi l'acquisto della qualità di erede. Sarebbe cioè una sentenza che prenderebbe il posto dell'accettazione espressa o della anche accettazione tacita, ma che risultasse da titoli comunque utilizzabili come titoli per le trascrizioni. Ora, la bontà di questa soluzione passa attraverso la valutazione della possibilità di questo processo di cognizione che dovrebbe instaurare il creditore, tenendo conto che il creditore, questo processo, per trarne vantaggio, dovrebbe instaurarlo in maniera tale che, se la sua domanda venisse accolta, la sentenza dovrebbe essere una sentenza trascrivibile da cui risulta sia l'attuale titolarità del bene in capo al suo debitore, sia l'acquisto in quanto erede del decuius. Se noi però pensiamo a questo processo che andrebbe ad instaurare il creditore, ci troviamo di fronte a una situazione dubbia, perché avremmo un normale processo di cognizione e questo normale processo di cognizione dovrebbe
soggiacere alle abituali disposizioni che lo regolano. Dunque vedremmo il nostro creditore che inizia il processo di cognizione per far accertare dal giudice quanto abbiamo detto e lo instaurerebbe necessariamente nei confronti del suo debitore, chiedendo al giudice che accerti che il suo debitore è l'effettivo titolare del diritto. Farebbe cioè valere, per così dire, il diritto del suo debitore e in questi casi viene immediatamente per assonanza in mente l'esercizio dell'azione surrogatoria. In fondo abbiamo un creditore che farebbe valere i diritti e le azioni che competono al suo creditore. Ma la criticità è data da questo, che da un lato il legislatore impone nei casi di esercizio dell'azione surrogatoria la presenza nel processo anche del debitore sostituito e dall'altro che avremmo un processo qui manca una parte perché non avremmo il litisconsorzio necessario che il 2900 richiede, avremmo un, diciamo pure, un attore che agisce al posto del convenuto e senza avere in realtà un vero e proprio convenuto cui contrapporre se stesso e il suo debitore. Ma ancora di più, forse risulta la criticità di una simile ricostruzione se noi consideriamo che, essendo questo un processo di mero accertamento, richiede il rispetto delle disposizioni non solo in tema di legittimazione ad agire, ma anche in tema di interessi ad agire. E se è vero che da un punto di vista banale l'interesse ad agire il creditore ce l'ha tutto perché è proprio per poi intraprendere nuovamente il processo esecutivo che si sta attivando, da un punto di vista dei processuali civilisti qui l'interesse manca perché noi questa situazione la possiamo abitualmente ricostruire anche se non c'è nessuna contestazione della qualità di erede da parte del soggetto già esecutato. Quindi il nostro creditore, agendo nei confronti del già esecutato suo debitore, in mero accertamento, si vedrebbe dal giudice sicuramente rigettata la sua domanda per il difetto di interesse ad agire. Non arriverebbe quindi a una sentenza di merito e quindi non arriverebbe a quella pronuncia che cercava per poter ottenere un titolo trascrivibile e saldare così la catena delle trascrizioni. Ora, tenete conto che se questa situazione dovesse diventare la soluzione costantemente adottata, sarebbe molto facile preservare, per così dire, i beni, tra virgolette, ereditati per ogni debitore, perché basterebbe non arrivare a evidenziare il proprio acquisto mortis causa tramite atti trascrivibili. E quindi noi otterremmo attraverso questo meccanismo una sorta di impignorabilità, per così dire, se proprio vogliamo essere precisi, non è l'impignorabilità ma non la liquidabilità attraverso un processo esecutivo di tutti i beni che questo soggetto ereditasse e di cui fosse sul piano sostanziale perfettamente titolare. Ora, una soluzione di questo genere, a parte l'effetto ovviamente dirompente sul piano sostanziale, perché chi fosse non perfettamente limpido potrebbe utilizzare questo espediente per segregare
certi suoi beni, sottraendoli alla tutela giurisdizionale a vantaggio del creditore, pone anche un problema di, a mio parere, costituzionalità, perché quando noi pensiamo a un processo esecutivo, pensiamo sempre alla parte debole, l'esecutato, alla parte forte, il creditore procedente. Ma in realtà il creditore procedente, nel iniziare e coltivare il processo esecutivo, è un soggetto che sta facendo valere un suo diritto, perché è un suo diritto ottenere quella tutela giurisdizionale che passa non solo attraverso un processo civile di cognizione di condanna in questo caso, ma anche poi la realizzazione concreta della sua posizione. Quindi se arrivassimo a dire che il creditore non può in alcun modo arrivare a realizzare concretamente la sua pretesa in un caso di questo genere, probabilmente si potrebbe pensare che la lettura non sia una lettura costituzionalmente orientata per violazione dell'articolo 24. E allora, se non si vuole arrivare a questa soluzione, diciamo che sembra in contrasto con la tutela giurisdizionale dei diritti, forse ci si potrebbe chiedere se perché siamo arrivati a questa soluzione da parte della Cassazione, e viene esplicitato il motivo, il fondamento, laddove si dice che in fondo si mira a tutelare il possibile acquirente, perché il possibile acquirente, se venisse pronunciato, continuando il processo esecutivo, il decreto di trasferimento, e il decreto di trasferimento fosse regolarmente trascritto, sarebbe comunque trascritto contro un soggetto, il debitore esecutato, per il quale mancherebbe la continuità delle trascrizioni. E quindi, in qualche modo, si proteggerebbe attraverso questa soluzione in danno del creditore procedente il soggetto possibile aggiudicatario e poi acquirente in vendita forzata. E allora, forse, se noi pensiamo che la soluzione data al creditore, procurati una sentenza che potrai trascrivere, è una soluzione non percorribile, per evitare le conseguenze che abbiamo visto, si potrebbe pensare di tener presente proprio questa, che è la ratio da parte della stessa sentenza della Cassazione, e quindi dire che quello che conta è in fondo porre in condizione chi si eventualmente renderà acquirente di quel bene della situazione cui va incontro, e quindi che nella perizia si evidenzi e nell'avviso di vendita si evidenzi questa mancanza di continuità della trascrizione, che verrebbe in qualche modo a depauperare quanto ad efficacia il decreto di trasferimento quando fosse emesso e trascritto. In questo modo la tutela dell'aggiudicatario viene assicurata dalla scelta che questo soggetto si troverebbe a fare, perché sarebbe nella piena consapevolezza di rendersi acquirente di un bene avendo alle spalle, nella sequenza delle trascrizioni, questo salto. C'è anche da dire che se noi consideriamo che il ricavato della vendita va attribuito al creditore procedente per comodità, non consideriamo creditori intervenuti, e il residuo va dato all'esecutato, e che comunque serve il pagamento
al creditore procedente a estinguere totalmente o parzialmente il debito, ammettere che il processo esecutivo con queste modalità possa andare avanti è uno stimolo per l'esecutato a chiudere lui la catena delle trascrizioni, perché un vantaggio da un punto di vista pratico lo avrebbe comunque, nel senso che ciò che viene ricavato dalla vendita gli gioverebbe comunque se fosse maggiore, e che quindi potrebbe essere per lui uno stimolo di arrivare a chiudere lui la continuità delle trascrizioni, perché comunque ne avrebbe un vantaggio o per una decurtazione del suo debito o per avere il residuo del ricavato attribuito a suo favore. Fin qui arriva la sentenza, e però la dottoressa De Simone mi ha detto se le stesse soluzioni sarebbero applicabili al fallimento. Ora, se noi partiamo da quello che si è detto stamattina, abbiamo, dopo la riforma del diritto fallimentare, il decreto correttivo, una sorta di doppio binario. Poi si può condividere più o meno quanto il binario sia doppio, ma sicuramente a seguito del decreto correttivo è possibile che venga utilizzato come mezzo di liquidazione la procedura esecutiva singolare. E quindi, se noi adottassimo soluzione di questa sentenza, dovremmo arrivare alle stesse conclusioni anche quando il fallimento scegliesse di liquidare questo bene con questa modalità. Quindi avremmo una sorta di beni bene che vanno a costituire il patrimonio fallimentare, e poi si troverebbero in una situazione di non liquidabilità con queste modalità della vendita esecutiva singolare. E allora ci si potrebbe domandare se l'altro binario, quello introdotto dalla legge di riforma, possa consentire una qualche utilità per il ceto creditorio, anche se venisse tenuta ferma la costruzione proposta da questa sentenza della Cassazione. E qui apro volutamente una voragine, consapevole di quello che sto facendo, ipotizzo quella che potrebbe essere un'alternativa, ma naturalmente un'alternativa a pieno raggio, non è applicabile solo in questo caso. Quando noi contrapponiamo dopo la legge di riforma e il decreto correttivo un metodo ad un altro, in realtà sicuramente contrapponiamo un metodo di ricerca dell'acquirente. Quindi per una via si ricerca l'acquirente con certe modalità, con l'altra strada si ricerca l'acquirente secondo le forme del processo esecutivo singolare. Dopodiché si arriva comunque alla uscita del bene dal patrimonio del fallito verso pagamento del prezzo. Abbiamo quindi in realtà due vie per arrivare allo stesso risultato. Qui il problema è quanto di riconoscere alla via introdotta dalla riforma, non quella aggiunta dal decreto correttivo, riconoscere una via non solo negoziale come forma, ma anche con effetti che possano volontariamente essere
riportati a quelli propri del contratto di compravendita. Ho sentito dire stamattina, viene detto sempre, che chiaramente le finalità sono diverse. In realtà le finalità del contratto di compravendita, la finalità della vendita forzata è la stessa finalità, infatti si tratta di trasformare il bene in denaro. Quello che è sicuramente qualcosa che manca in un caso e c'è nell'altro è la volontà del venditore da un lato, esecutato dall'altro e fallito dall'altro ancora, di perdere la titolarità del diritto. Manca l'incontro delle volontà, perché una volontà manca, quella di chi perderebbe la titolarità del bene. Ora, se questo è vero, si potrebbe anche pensare, penso che il professor Buongiorno rabbrividisca, che il legislatore abbia potuto voler consentire questo doppio binario fino in fondo. Se noi consideriamo quelli che sono gli effetti della vendita forzata e quelli che sono, quindi gli effetti poi del decreto di trasferimento e quelli che sono gli effetti del contratto di compravendita, ci troviamo sicuramente di fronte a questa constatazione, che la protezione del compratore è maggiore rispetto alla protezione che ha l'acquirente in vendita forzata. L'acquirente in vendita forzata non è protetto nello stesso modo in caso di evizione, non è protetto nello stesso modo per quanto riguarda i vizi del bene. Allora si potrebbe pensare che il doppio binario sia da utilizzare anche per valorizzare certe situazioni, nel senso che scegliere lo strumento privatistico starebbe a significare per il fallimento la possibilità, se è sicuro di quello che fa il curatore, di utilizzare questo strumento dando le garanzie proprio del contratto di compravendita e quindi spuntare un diverso prezzo rispetto a quello che potrebbe essere spuntato con il mezzo normale della vendita forzata. Evidentemente nel programma di liquidazione il curatore dovrebbe dare conto di tutto questo, nel nostro caso anche della circostanza che il soggetto fallito è effettivamente titolare di quei determinati beni in quanto li ha acquistati, e dando la dimostrazione di questo, valorizzare poi questo bene potendo eventualmente dare la garanzia per evizione, non escludendola, per così dire, se utilizza lo strumento davvero privatistico, contratto di compravendita. Tutta questa parte ha 2000 dubbi, perché si inserisce in una problematica molto più ampia, però può anche essere tenuta presente per valutare se dovesse diventare stabile la posizione assunta da questa sentenza della Cassazione, se in questo modo, quando almeno si trattasse di fallimento, sia possibile arrivare a realizzare, liquidando, questi beni che altrimenti sarebbero definitivamente segregati. Grazie.